Buongiorno a tutti quanti. Oggi proviamo un rasoietto che mi è arrivato che veramente esteticamente mi ha fatto impazzire. Impazzire, fantastico. Nella sua scatolina, quello qua, Apollo Light, in acciaio 313, con due piastre, uno gap 0,50 e uno gap 0,85. Se non sbaglio, perché non dimentico sempre, ma dopo andate a vedere nel sito, gli scrivete al produttore se siete interessati, via dicendo. Vi lascio godervi la vostra passione e io mi godo la mia. Tutte e due esposizioni positiva, se non è. Poi bisogna vedere anche quanto, come, perché. Andiamolo a vedere in rasatura. Oggi che c'ho un barbaccio tremendo, anche perché questi giorni, come umore, via dicendo, sono un po' su e giù, quindi l'ho lasciato un po' crescere, un po' troppo, e quindi andiamo di piastra 2. Dopo vi faccio vedere come si fa vedere. Garantito a vita. Garantito a vita. Se volete sapere il prezzo, questo, quello, quell'altro, andate sul sito Smart Helix Apollo Light. Se mi piace tanto, vediamo se magari, non so, se magari il produttore ci fa qualche piccolo sconto o cosa del genere. Intanto lo provo, vediamo com'è. Se mi piace, via dicendo. Ha le due piastre, vedete, questo è il disegno della piastra, proprio non so se si mette a fuoco. Dove ci sono le due lineette è il gap maggiore, ma c'è scritto. Dove c'è una linea è il gap minore. Guardate che spettacolo, ragazzi. Si toglie qua. Assicura. Guardate che finitura, ragazzi. È una cosa che adoro, è la testina ultra piatta. Bello, bello. Allora, mettiamo giù la base. Andiamo ad aprire anche l'apertura spettacolare, precisa. Io ci ho messo la mia rondellina in teflon, molto importante per me. Eccolo qua, c'è già la piastra 2, guardate che rifinitura spettacolare. Bello, bello. Ci mettiamo sulla nostra Muster Super Platinum. Purtroppo ho saputo che hanno diversificato la produzione, quindi non fanno più le Super Platinum e la Muster, ma solo le teflonate. Ecco perché non si trova più su Stile Basara, hanno dei fondi di magazzino, quindi mi sono fatto una bella scorta e dopo è finita lì. Vabbè, non si può fare niente. Ci si radrà, ci si farà la barba lo stesso. Eccolo qua. Vabbè, andiamo in rasatura. Cosa ho scelto? Cosa ho scelto? Eccolo qua. Pennello. Rasorock Hade. Eccolo qua. Come ho visto che tanti sono impazziti per questo pennellino nuovo, questo ciuffo sintetico, non sa che da provare. E come sapone, dopo tanto tempo che il nostro caro Sandro Ruzza sul gruppo ne parlava e ne decantava le lodi, proviamo questo Barista Remain Fougère Gothique. E ci abbino l'aftershave di un marchio che non vi dirò. Eccolo qua. Perché proveremo il 7 in un altro momento con il suo sapone. Però secondo me, siccome non ho l'aftershave di questo, questo gli si abbina bene, anche perché è una profumazione veramente abbastanza estrema. Ecco, quando avevano usato appena arrivato, non sentivo tutta questa profumazione, adesso è veramente esplosiva. È bella, bella importante, vedremo anche in rasatura. È quasi terrosa. Però terrosa, ma anche tante altre note che comunque non lo fanno diventare tipo un after the rain con quelle profumazioni un po' umide, terrose, che però sono ferme lì. Si apre in una bella profumazione veramente molto intrigante. Quindi lo proviamo, vai. Lo proviamo. Un po' di ammollo.
Sandro Ruzza, che è stato cacciato da non so quanti gruppi Facebook proprio perché dice quello che pensa. Se un sapone gli fa schifo, gli dice: a me quel sapone lì fa schifo, non vale niente, questo qua è buono. Però qual è il problema? Che su tanti gruppi, in tanti ambienti, queste cose non si possono fare perché vai a toccare le tasche di qualcuno. Quando tocchi la tasca di qualcuno, allora non si può più, no? Quindi fino a quando sei dietro all'amministratore che è amico del produttore, che prende i soldini di qua, i soldini di là, o addirittura lo stesso amministratore, produttore, vende, allora finché gli stai dietro, gli dici che i suoi prodotti sono meravigliosi e tutto, allora ti fanno il re del gruppo. Appena dici qualcosa contro un prodotto, anche un parere personale, qualcosa di negativo, allora vanno tutti addosso, ti silenziano, ti cacciano dai gruppi. Questa è la libertà che c'è e l'ambiente di passione in molti gruppi Facebook. Ma a me me ne frego. Sul nostro gruppo c'è passione, ognuno può dire quello che vuole. Anche su cose che io amo, uno può dire che lo odia. Non mi interessa. A me piace li abbatte, lui li odia a morte. E me ne fanno una ragione. Ok, libertà ragazzi, libertà è una passione, metto un po' di prebarba, non è questione di vita o di morte. Io finché mi pago la mia roba, dico quello che penso. Ok. Sono proprio curioso sia di provare sto sapone, sto pennellino e anche questo rasoio che esteticamente mi fa impazzire. Tra l'altro, sul sito con le due piastre viene sui 150 euro. Se ci pensate, è un gran prezzo, è un gran prezzo anche perché è veramente fatto bene. Non avrà l'acciaio al titanio damascato che dopo non lo si sa neanche lavorare, e quindi dopo vedi i segni di qua e di là. Ha un acciaio più facile da lavorare, però almeno lo rifinisci bene, fai un bel lavoro. Comunque è un acciaio che ti dura una vita, non vedo perché. Cioè, se vuoi fare il figo e vuoi usare un acciaio difficile da lavorare, dopo lo devi saper lavorare, perché sennò secondo me fai la figura anche un po' del, non so, sì, del cioccolatino, da me si dice figura del cioccolatino. Comunque, una cosa che ho notato, ve lo volevo dire. Quando voi mi vedete fare questo tipo di montaggio, e magari lo provate a casa e vi trovate troppo pastoso, troppo qua, è troppo denso, ma perché? Purtroppo una cosa che voi non vedete è quanta acqua carico ogni volta che apro il rubinetto. Se io di acqua ce ne metto, e non è che... Solo che, logicamente, l'effetto tra passare in ciotola o comunque inacquare tanto da subito e mettercela dopo, la differenza si vede nel montaggio. Ma poi, giustamente, provate tutti i metodi e dopo scegliete quello che vi piace di più. Però quando se usate questo metodo, prima di dire che non funziona, bisogna farlo anche nel metodo giusto, cioè acqua ce ne bisogna mettere.
Non è che non bisogna mica metterne perché vedete che lo faccio in viso. Va messo in modo più graduale, ci vuole magari un po' più tempo, ma ci vuole l'acqua, è indispensabile in rasatura, eh. Non è male sto pennellino, però sinceramente questa meraviglia non la sento. È anche leggermente piccolino, ma si fatica un po' di più anche ad aprire in viso, non è una cosa che mi fa, e dà una morbidezza di quelle che, cioè, non è male, per carità, un po' le setole si sentono, però non so, non so. E secondo me sia questo delle Abboti, che costa anche abbastanza poco, o anche questo delle HK, ma sembra avere un passetto in più. Però sono gusti alla fine, nel senso che soprattutto sui pennelli, ogni pennello lavora bene. Comunque, devo dire la verità che questo Barrister sta lavorando molto bene, meglio di altri Barrister che avevo provato, sia dei Reserve, almeno nel montaggio, cioè da come vedo che sta lavorando il sapone, dopo vedremo il resto in rasatura, logicamente. Profumazione bella, bella impegnativa, però buonissima, mi piace molto. Non da tutti, perché è molto, molto terrosa, molto forte, molto impegnativa, però molto buona. A me piace. Ok, e proviamo sto spettacolo di rasoio. Mamma mia, che meraviglia! Lunghezza del manico 9,4 cm, quindi non è corto, ma neanche proprio troppo, perché dai 10 in su che proprio io non lo sopporto. Invece, tutto sommato, l'ho visto giusto. Vediamo in rasatura. Mamma mia, Marade. Piastra 2, è aggressiva questa. Che dopo è una definizione che non mi piace mai, cioè almeno non è detto, può essere anche solo efficace, aggressivo è un'altra cosa. Un cane aggressivo ti morde, un cane efficace attacca quando serve. Mamma mia, è già sparito tutto, c'è già più niente in faccia. Qua sarebbe quasi da togliere la piastra e mettere sull'altra, però è una cosa che non farò mai, neanche per prova. Perché un rasoio, per come la vedo io, sia questa o l'altra piastra,
deve farmi iniziare e finire la rasatura. Ma star là a cambiare una piastra durante la sbarbata non esiste. Da quello che a me viene anche da ridere chi mi dice che ma l'open comb è fatto per barbe lunghe. Sì, ok, ma tu una volta che prendi un open comb, fai la prima passata, tiri via il 90% di peli. E quando fai la seconda la barra di sicurezza col pettine ce l'hai ancora. Il resto della rasatura come te la fai? Con l'open comb. Quindi un rasoio deve comunque portarti alla fine della rasatura. Per adesso mi pare di avere un bisturi in mano, vi dico la verità. C'è una precisione di taglio. Da pelle d'oca. Comunque io sono convinto che, anche se adesso ho detto che arriveranno i barista remè in Italia, a parte che hanno già cambiato le basi, quindi tanti saluti alle versioni americane. Chissà come mai che cambiano le basi dopo arrivano in Europa, in Italia. Vabbè, siamo stare. Ma un'altra cosa, state sicuri che un sapone come questo in Italia non lo vedrete mai. Ve lo dico già. Troppo. Purtroppo vogliono vendere, arrivare in tutta l'Europa perché si sono fatti un nome con un marchio, ma dopo boh. Per carità, restano saponi buoni perché Stirling era comunque ed è un buon sapone, anche se comunque non arriva a sti livelli qua di certi altri saponi. Zingari è un buon sapone, Ariana Eva è un buon sapone, cioè nessuno può dire che Ariana Eva non sia un buon sapone, ma quando provate o com'erano veramente, quindi i primi, le prime produzioni, o provate marchi tipo Declaration, almeno per come la vedo io è Declaration, Macduff, provate First Line Shave, insomma provate marchi veramente di livello americani. E capisci che è successo qualcosa in corso d'opera. E allora io dico, abbiamo qua in Italia prodotti fantastici come i Pantarei, gli Abate, a chi piace Varesino, ma abbiamo i nostri bei marchi. Perché andare a rovinare questi marchi americani? Lasciateli là. Spenderemo qualcosa di dogana, ma ne prenderemo qualcuno in manco, almeno ogni tanto si prende un set americano per avere anche proprio questa caratteristica americana, queste profumazioni un po' fuori regola, un po' qua, un po' là, ma che però ci piacciono. E poi non penso che gli americani si divertano a fare prodotti che devastano la faccia della gente, perché altrimenti la gente non li comprerebbe, invece anche loro lavorano bene, secondo me, anzi, a volte quando metti tante limitazioni,
pur di arrivare magari a un certo livello, lo stesso, magari usi qualche altra scorciatoia che è ancora peggio per la nostra faccia. Infatti io ho avuto più problemi con certi prodotti italiani in viso che non quelli americani. Anzi, quelli americani ad oggi non ne ho mai avuti. Mamma mia, che rasoio. Il punto è che ha una precisione di taglio, una scorrevolezza, ma non solo derivata dal sapone, perché lo sto tenendo apposta quasi denso, ma proprio perché c'è la testina che tocca quasi niente in viso e quindi. Il rasoio vola in viso, vola. Mamma mia che spettacolo di rasoio. Non me l'aspettavo, questo qua mi sa. Adesso vediamo nei ritocchi dove arriviamo, ma se era un problema ritrovare il charcoal every day, beh, qua pagando anche meno avete anche di più, mi sa. O siamo a quei livelli lì. Sia come gusto di taglio, quindi quella precisione proprio. Comunque, se devo essere sincero, Sandro, così dai, ti faccio anche contento. Se devo scegliere tra un Pantarei e questo, scelgo ancora un Pantarei, anche solo perché è vegetale. E che comunque come prestazioni per me siamo lì. E profumazioni ottima anche questa, come le altre, questa più particolare, però ci sta, cioè questa è una profumazione spettacolare. Con gli abate preferisco questo, ti dico la verità, se devo scegliere tra questo e un abate, in questo caso do ragione a te, questo qua è veramente fantastico, anche se è tagliovato, quindi, però non importa, questo qua ha un passettino in più. Quindi te lo dico, sincero. Aspettate una vita che mi arrivasse sto sapone, ordinato su Magard, è arrivato dopo mesi. Però alla fine è arrivato. Allora ragazzi, non ho più niente. Questo qua rade come un rock, ma con la precisione.
di un game changer, per farvi capire un po'. Non mi sembra impossibile di non avere già più niente. Mamma mia. Adesso non vedo l'ora di provare anche l'altra piastra. Questa mena è una piastra che mena, va giù profondo, però c'è una precisione di taglio, un comfort, una scorrevolezza. Mamma mia. C'è veramente, forse solo il charcoal ci sta dietro un rasoio così, basta. Spettacolare, spettacolare, ragazzi. C'è un BBS che... Sono sotto pelle. E non ho praticamente sentito la rasatura, non l'ho sentita. Ok. Quello che sono andato a fare lo scemo, va bene, importa. Ci ho preso troppo gusto, ragazzi, era troppo bello. Vado direttamente di aftershave. Anche questo ha delle note terrose, quasi da pozzanghera. Subito sembra benzina. Appena lo metti su, ti dà proprio l'impressione di avere del solvente in mano. E dopo senti il profumo quasi di una pozzanghera col paltano dentro. E dopo esce una nota. Una nota piacevolissima che non la saprei spiegare neanche se stiamo qua 3 giorni. È una profumazione veramente incredibile, incredibile. Posso solo dire questo, incredibile. Piace da morire. Ora ragazzi, pennellino, un bel pennellino, però se avete provato l'Uomo G5, se avete provato altri sintetici di qualità, non è che, insomma, boh, non so che cosa ci possa essere di così stratosferico. Le fai bene il suo lavoro, ma secondo me, boh, c'è di meglio. Per me c'è già questo. Se uno vuole un pennello morbido ma che lavora bene, questo qua dell'HK è spettacolare. Vi prendete un ciuffo della Boti Brush o questo, o ancora meglio quello un po' più. Quello di classe maggiore è qualcosa di spettacolare, delicatissimo, massaggio fantastico. Omu G5, qualcosa 5TH, c'è scritto, l'ultima generazione fantastica, quindi è un bel pennellino, ecco, costa qualcosa di 20 euro ed è un bel pennellino, però secondo me non va oltre ad essere un bel pennellino. Questo è un gran sapone, gran sapone, lo preferisco sia le versioni tipo di Bayreuth, di barista e anche i reserve. Questo è il miglior barista che ho provato. Questo qua non uscirà di casa mia sicuramente. Fantastico, una bella profumazione, bella importante, come diceva anche Sandro, fatto veramente bene, gran sapone. Arriviamo al nostro rasoio, quello
con le due piastre in dotazione. Fantastico, fantastico. Qua mi sono fatto un micro red point qua e un altro piccolo qua, ma perché veramente, ragazzi, cioè, ho spinto oltre ogni immaginazione anche per capire, al di là del sapone, al di là di tutto, quanto era gestibile questa profondità di taglio. Perché questa qua è una profondità di taglio di un rocca, cioè, veramente alta. Cioè, io, se io mi premo in contropelo, io non sento niente, cioè, veramente, veramente come toccarsi la fronte. Cioè, un BBS così, ce l'ho con R41 e non penso di arrivarci neanche col Trigon 6. Quindi profondità di taglia mostruosa, ma super super gestibilissimo, cioè proprio super gestibilissimo, quindi fantastico. A chi piace un rasoio bello importante è questo. In più avete anche una piastra che adesso andremo a provare, vediamo com'è, magari per barbe più corte, per una rasatura meno impegnativa. Ragazzi, a sto prezzo qua io non lo so cos'altro, che altro rasoio vi portate a casa con due piastre, fatto così, con una sua basetta, con queste finiture, lavorato in questo modo qua. Veramente non so cos'altro dire, sono scioccato. Lo riproviamo anche con un'altra base, quella meno, più mild, però già così io ne sono follemente innamorato, ve lo dico proprio, fantastico. Questa testina, infatti, è la cosa che mi premeva di più, questa testina così fina, ragazzi, cioè vi dà una scorrevolezza, una precisione, come Game Changer, cioè proprio vi sembra di usare un Game Changer, però con più carattere ancora, cioè con un taglio profondo, fondo come un 0.84, forse anche un filo di più, cioè sentite di più la lama del 0.84, ma la sentite in modo così preciso che vi permette di fare quello che volete, non lo sentite aggressivo, cioè non sentite la lama in modo fastidioso, sentite la lama in modo chirurgico e preciso, quindi una goduria da usare, e vi sentite tranquilli. Cioè io mi sono sentito tranquillissimo ad usarlo, ho potuto fare cose che altri rasoi, già il Trigon 6 sono un po' più sulle spine, questo qua, ragazzi, da panico. Bello bello bello, dai ragazzi, vi saluto, ci vediamo al prossimo video, bye bye.